Bentrovati a questa nuova puntata di Adiconsum Informa, in collegamento con me Roberta Mangoni di Adiconsum Marche. Bentrovata Roberta. Grazie, bentrovati a voi. Oggi torniamo sul tema del caro bollette, ormai non si parla d'altro, potremmo dire già a partire dagli ultimi mesi dello scorso anno, quando gli italiani hanno visto aumentare in maniera spropositata le loro bollette. Questo aumento, ricordiamolo un attimo, a che cosa è dovuto? L'aumento che ci caratterizza ormai da tutto il 2022, possiamo dire anche in parte da fine 2021, è dovuto a una serie di fattori che non riguardano soltanto, come spesso si sente dire, la guerra Russia-Ucraina, ma riguarda una serie di altri fattori che soprattutto hanno a che vedere con il costo delle materie prime, quindi l'approvvigionamento di gas e luce che è aumentato e al quale l'Italia appunto deve far fronte per poter garantire il servizio a tutti i cittadini. Questi aumenti hanno subito delle impennate senza precedenti nel 2022. E il governo è dovuto intervenire periodicamente per poter garantire un blocco quasi, diciamo, delle tariffe o comunque un contenimento di quelli che potevano essere aumenti ancora più elevati. Oggi parliamo di questo argomento di nuovo perché ci sono ulteriori novità che sono state introdotte recentemente. A partire dal 1 febbraio, infatti, entra in vigore la possibilità di adottare piani di rateizzazione senza costi né interessi per gli utenti con Plenitude, quindi diciamo la vecchia Eni. Che ha cambiato denominazione, ha sottoscritto un accordo con tutte le associazioni dei consumatori iscritte al registro nazionale, quindi è un accordo nazionale, un protocollo che prevede appunto la possibilità per gli utenti di rateizzare bollette di luce e gas che vengano emesse nel primo semestre del 2023 e che possano essere di importi più o meno elevati, chiaramente a seconda delle tasche dei consumatori. Ecco, la La partenza di questo rateizzazione. accordo, se non sbaglio, è febbraio 2000, dal 1 febbraio 2023. Esatto, il 1 febbraio parte, diciamo, la possibilità di aderire a questo piano di rateizzazione, quindi richiederlo con le modalità previste da Eni Plenitude o rivolgendosi ovviamente ad Adiconsum. Questo piano di rateizzazione prevede nello specifico che per bollette fino a 500 euro si possa richiedere una rateizzazione fino a 10 mesi con un acconto della prima rata pari al 50% e poi il restante appunto mediante rateizzo. Per bollette da 500 a 1000 euro invece l'acconto sarebbe del 30% e la durata sempre di 10 mesi, mentre per quanto riguarda bollette superiori ai 1000 euro non sono richiesti acconti e si possono avere rate costanti per 18 mesi. Ricordiamo Quindi che questo diciamo che è accordo un. vale con Eni Plenitude, vale sia per no, la fornitura di luce che di gas. Noi ovviamente, come tutte le settimane, siamo qui anche per dare dei consigli ai consumatori. No, quando chiacchieriamo anche fuori onda, ci raccontate l'esperienza di Adiconsum Marche rispetto all'argomento della puntata. Quindi, in base alla vostra esperienza, qual è il consiglio da dare ovviamente ai consumatori, oltre al fatto di essere attenti prima che arrivino, no, queste bollette troppo alte? Sì, ovviamente esatto, il primo consiglio è quello di attenzionare i consumi per evitare che vi siano poi bollette di conguaglio rispetto ad acconti basati su consumi stimati e non reali. Il consiglio successivo che possiamo dare, perché poi purtroppo le bollette risulterebbero per questo 2023, secondo le previsioni, comunque alte rispetto alla tariffa del costo al metro cubo, è quello di non lasciar correre, di non aspettare
che si accumulino bollette, se si hanno difficoltà economiche o se si deve far fronte ad ulteriori spese e anche temporaneamente si è in difficoltà a saldare, secondo le scadenze, tutte le bollette di luce e gas, il consiglio è quello di non aspettare, perché ci troviamo di fronte molto spesso a casi in cui i consumatori, sperando di potercela fare, sperando di potersi rimettere in pari, attendono, ma arriva una successiva bolletta, poi arriva il sollecito per la bolletta precedente, si trovano in difficoltà, cominciano ad avere l'acqua alla gola e si ritrovano nel giro di pochissimo tempo a subire anche il distacco della fornitura. Questo è un problema molto grave perché non solo perché siamo in un periodo invernale, quindi è fondamentale avere il servizio di luce e gas attivo, ma anche perché poi per il nostro intervento è molto più complicato riuscire ad ottenere la riattivazione senza dover versare integralmente l'insoluto e quindi senza far ricorso alla rateizzazione. Spesso anche con dei nuovi costi di attivazione della nuova linea, mi permetto anche di aggiungere l'autolettura che ci aiuta comunque a tenere sempre sotto controllo i consumi, evitando poi quelle famose bollette di conguaglio che ogni volta ci fanno prendere un colpo, per dirla così, insomma. Io ringrazio Roberta Mangonidia di Consummarche per essere stata con noi e averci dato queste preziose informazioni. Grazie mille. Grazie mille a voi, alla prossima. E a voi do appuntamento alla prossima puntata di Adi Consum Informa. Arrivederci.